Eccola. Insomma, ragazzo, va la scusa che non ci sono più pattini. Nei prossimi giorni pattinerò. Però ci avvisi però. Sì. Oggi abbiamo consegnato tutti i pattini, tantissimi che avevamo. È una gioia immensa vedere veramente tutti questi amici, questi giovani ragazzi, bambini e anche adulti pattinare con entusiasmo. Questo pomeriggio abbiamo offerto la pattinata gratuita, è stato un bel successo. Siamo molto orgogliosi anche del resto però del Natale che stiamo costruendo, ovvero del nostro presepe a cui tenevamo tantissimo. Siamo arrivati in corsa, non è stato facile riaprire i giochi che erano più o meno già chiusi, però l'abbiamo fatto sia per il presepe. La stessa struttura che vedete è una struttura coperta, non era prevista coperta ed era più piccola, abbiamo voluto garantirci la presenza anche in giornate magari non troppo belle, e la presenza, abbiamo anche appunto inaugurato questi alberi naturali di Natale. Ieri abbiamo inaugurato l'accensione delle luci anche negli alberi dei rioni, ne abbiamo accese sei alberi naturali, per cui adesso tra l'altro verrà avviata anche tutto un percorso anche di casette nei prossimi giorni. Ci sarà Babbo Natale nei giorni 20, 21 e 22 con la cassetta per ascoltare i desideri dei bambini e molte altre iniziative, da partire dai cori ai giocolieri, insomma tante cose per allietare la presenza dei monfalconesi, ma anche di quelli che vorranno venire a trovarci, a visitare i nostri negozi nel periodo di Natale. Ma infatti abbiamo visto anche diverse persone provenienti dal capoluogo regionale. E questo ci dà una grande soddisfazione. Credo che Trieste quest'anno non abbia la pista di ghiaccio. No, ce l'ha, ma sai, i problemi. Ecco. La musica. Noi ce l'abbiamo, la musica c'è, è vicino al presepe, vicina anche, avete visto, c'è un chiosco molto carino, nei prossimi giorni si potrà anche mangiare, per cui venite, venite, venite.